Ciao a tutti, iniziamo finalmente la rubrica dedicata alla cucina della felicità, alle ricette per la felicità. C'è un modo per essere felici sicuramente e passa attraverso il gusto, quindi allenarsi ad avere un palato raffinato, soprattutto usando ingredienti naturali. E abbiamo con noi l'ospite, la protagonista di questa rubrica speciale che si chiama Lucia Ribeiro. Yay! Ciao, ciao a tutti, ciao Yasmin, sono felice di fare parte dello tuo staff, sono veramente onorata di fare questa rubrica insieme a te. So che sei una donna dalle mille risorse, scrivi libri, dipingi, ti dedichi alla cucina, ti dedichi alla moda, cos'è che non fai? Partiamo dalle cose che non fai ancora, Lucia. Mi piacerebbe fare la biologa. Credo che ci pensi già, Anna, a studiare per diventare biologa, è così, ricordo bene? Sì, mia figlia studia biologia farmaceutica e spero che un giorno possa diventare una grande ricercatrice. Glielo auguro di tutto cuore, tutti noi siamo con lei e tifiamo per lei. Senti Lucia, che sorpresa ci hai preparato per oggi? Cosa hai fatto di buono? Ho preparato la torta vegana, tipo un pan di Spagna vegano. Wow! È la consistenza è di un panettone, vedi? La consistenza di un panettone morbido, però è vegano. Panettone o pandoro forse, visto che manca... Pandoro, sì, pandoro, tipo pandoro di arancia, quelle pandoro siciliane che fa in Sicilia con le agrumi. È una cosa meravigliosa, sai che è il mio dolce preferito. Raccontaci come hai fatto, Lucia, che ingredienti hai usato? Allora, ingredienti segreti sono mandarino, limone. Hai detto gli ingredienti segreti, allora ce li spiattelli tutti qui. No, segreti sono le tre, però gli altri ancora non dirò niente, sarà per un prossimo video, è ovvio. Ah, ok. In un prossimo video farò vedere questa torta. È una torta vegana, però con gocce di cioccolato fondente. Ci sarà sempre limone, arancia, mandarino, un gusto di sapore veramente un po' siciliano, un po' sudamericano, tutto insieme. Tu sei brasiliana di origine, corretto, Lucia? Sì, sono nata in Brasile, ma sono stata adottata di una famiglia italiana quando avevo più o meno 14 anni. Cosa hai conservato della tradizione culinaria brasiliana? Perché il Brasile è grande 4 volte l'Europa, quindi chissà quante ricette avrai imparato lì. Allora, la cucina brasiliana è vasta, nel senso è molto mediterranea come la cucina italiana. Solo che mi piace alcuni piatti, mi piace altri no. Per esempio, mi piace il pão de queijo. Sì. Che è un pane di formaggio fatto forno molto buono, che sarebbe la bandiera del Brasile. Però esiste un dolce che si chiama brigadeiro. Questo dolce però è tanto zucchero, ma è tantissimo zucchero, però ho modificato la ricetta. Per chi sta in dieta questa ricetta sarebbe perfetta. Mentre ti ascoltavo attentamente sto cercando di modificare l'inquadratura perché ho il sole che entra, riflette sul lago proprio davanti alla mia casa e mi manda degli sbarlugini di luce, vedi? Sì, è bellissimo, sembra proprio una Madonna, capito? Ho una macchiolina di luce che entra e quindi viaggia sulla mia faccia, non è molto bella da vedere. Aspetta che provo a girare un po'. Vediamo se così, no, così, 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 così. Ecco, stop, così, perfetto. Non è il massimo del, diciamo, del background, ma se possiamo fare così ora, va bene così. Quindi, ci hai detto quali sono gli ingredienti e qual è il modo in cui tu praticamente crei questa torta, questo dolce? Da dove cominciamo? Da dove si parte? L'autunno, nel senso, abbiamo bisogno tanto di vitamina C. Certo. E limone, l'arancia, mandarino, c'è tanta vitamina che ci possa aiutare a superare questo autunno e anche l'inverno, soprattutto l'inverno. Meraviglioso. E quindi metti dentro anche delle vitamine, praticamente nutrendomi con questo dolce sopraffino io riesco anche a curare, diciamo, la parte di me che ha più bisogno di protezione per alzare le difese immunitarie. E quindi ho messo anche maracujà, che tutti lo sanno, maracujà, che serve il frutto della passione, aiuta a dieta. Esiste tante medicina sul mercato per far perdere i chili, esiste anche tè di maracujà, esiste anche drenanti di maracujà, allora ho usato maracujà nella torta. Fagli dire se hanno apprezzato il dolce che hai preparato loro oggi. Allora chiedo, Renato, ti è piaciuta la mia torta vegana? Mi hanno dovuto fermare, se no la finivo. Lui ha mangiato 2 fette, te lo giuro, 2 fette.
Oh, che spettacolo! Guarda, voglio dirti una cosa, Lucia, qui lo dico anche a favore di chi ci ascolterà, è una cosa inter nos, ma siamo tra amici, quindi anche gli abbonati del canale sono nostri amici. Tu sai che noi abbiamo un amico in comune, molto bello. Sì, mio caro, bellissimo genero, che lo adoro, che è veramente un bravissimo ragazzo. Guarda, non stavo parlando di lui, anche se lui c'è, hai ragione, mi riferivo al protagonista della rubrica Il Bon Ton della Moda. Antonio Oliver! Ecco, sai perché mi è venuto in mente Antonio? Perché è stato lui a farmi assaggiare per la prima volta il tuo dolce. Ah, ecco! Quindi posso confermare che è un dolce da 2-3 fette, non ci si ferma alla prima, non si può, è troppo buono. Comunque, grazie. Manu fa già parte della community di Ondina, tu lo sai. E poi più avanti farò assaggiare, farò vedere anche un salame, è un salame spagnolo, racconterò questa storia di questo salame, si trova anche in Svizzera, in una macelleria, in un supermercato, è veramente buono, è più genuino del salame italiano. Ah, che spettacolo, buono! Quindi per chi è carnivoro, diciamo, e non è vegano, non è vegetariano e ama, apprezza, diciamo, questo tipo di gusto, c'è anche questa possibilità. E la carne è molto saporita senza ingrassare. Senza ingrassare. Ok, senti Lucia, ti saluto, ti abbraccio, ti auguro una buona domenica, auguro una buona domenica a tutti i tuoi ospiti a casa. Grazie mille. Degustato chissà quanto volentieri la tua cucina prelibata. Ancora devo preparare mini pazzarotti a forno, fatto con formaggi, salmoni, prosciutto, veramente squisito. Che spettacolo, Lucia, apprezzeremo tanto. Voglio farti un complimento, hai una camicetta e un nastrino bellissimo e ti donano proprio. Grazie mille. Sei bellissima. Grazie. Un abbraccio. Grazie. Ad Anna, Manu, a tutti i tuoi ospiti e ai nostri. Grazie. Viewer, alla prossima settimana. Un abbraccio. Okay, grazie mille. Ciao. Ciao Lucia, ciao cara. Ciao. Ciao.